chiamo Daniel Sliva, sono nato a Praga. Dall'anno scorso sono qua in azienda come il presidente di consiglio di amministrazione, quindi mi occupo della gestione dell'azienda. Forse sembrerà un po' strano, ma se devi produrre treno o go-kart, i principi sono solo sempre quelli. Devi avere una produzione organizzata, devi avere gente che è responsabile di quello che fanno, devi avere controllo qualità, devi gestire fornitori, supply chain, tutte quelle cose. Quindi alla fine può sembrare strano, ma io dico produrre treno o go-kart non c'è tantissima differenza dal punto di vista organizzativo della produzione. Abbiamo 33 dipendenti in questo momento. Fatturato di 2011 erano quasi 5 milioni di euro. Vendiamo in tutto il mondo, abbiamo la rete di nostri importatori in vari paesi, Canada, America, ovviamente Europa, Australia, Russia, quindi abbiamo diciamo, punti in tutto il mondo. È ovvio, come sempre, vogliamo crescere di più, perché è vero che il mondo go-kart è per appassionati, ma parliamo di produzione di serie, giusto? Certo. Fare 5 milioni di fatturato con go-kart significa che facciamo un certo numero di telai, quindi per fare tanti pezzi ci vuole certa organizzazione, certa struttura. Oggi l'azienda si chiama EP Karting, ok? E significa Innovative Products for Karting. Tutti i marchi per noi sono uguali, noi siamo azienda che produce, che deve fare fatturato, quindi noi siamo interessati a produrre tutti i due marchi. Guarda, l'obiettivo è molto chiaro, vogliamo diventare il numero uno, ok? Come raggiungere quell'obiettivo? Ti ho già detto prima, introdurre certa professionalità, trasparenza soprattutto, è lavorare a riorganizzare tutto per veramente diventare numero uno, non solo dal punto di vista organizzativo, ma anche dal punto di vista, diciamo, dei numeri, quindi le vendite.